Domanda: perché il modello di successo del porto non potrebbe essere applicato alla città? Risposta: basterebbe liberarsi di una classe dirigente che appalterebbe ogni cosa pubblica ai privati. In porto non ha vinto il privato, ha vinto lo Stato, ha vinto la cosa pubblica. Hanno vinto ragazzi che danno l'anima, assunti a tempo pieno, che lavorano notte e giorno con l'orgoglio dell'appartenenza a questa magnifica struttura. Per far volare Trieste basterebbe fare la stessa cosa del porto: motivare un apparato comunale sottoutilizzato, denigrato, dimenticato, che ha delle potenzialità immense. Non possiamo permetterci un simile spreco. Non possiamo votare gente che non crede nella forza della cosa pubblica. Dovreste sentirle le vecchie congreghe che hanno remato contro lo sviluppo del porto, come oggi lodano il miracolo di Zeno d'Agostino. Sotto sotto non vedono l'ora che se ne vada per ripristinare il monopolio su un porto gestito come una cosa loro. Non dimentichiamo tutto questo. Non torniamo nella palude. Seguiamo la traccia del porto per offrire opportunità ai giovani. Per questo ho scelto di votare i candidati di Adesso Trieste. Triestini, quindi europei, quindi aperti al mondo. Basta con il mare chiuso.